Tutto il meglio della produzione libraria mondiale dedicata ai ragazzi è da oggi fino al prossimo 22 marzo in esposizione a Bologna alla Fiera del Libro per Ragazzi, una 4 giorni in cui la fiera e la stessa città diventano un luogo di incontro per editori e operatori professionali per presentare e scoprire il meglio dell'editoria dedicata ai più giovani. Ospite d'onore della manifestazione il Portogallo, con una sezione interamente dedicata al meglio della produzione del paese, che questa mattina, assieme al presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, ha tagliato il nastro della manifestazione. Come sapete, la Fiera del Libro. La Fiera di Bologna, della letteratura per ragazzi, è il più importante evento del settore a livello internazionale. Quindi, per il Portogallo, indubbiamente, essere qui come paese ospite d'onore è appunto un vero e proprio onore. Girando tra gli stand è possibile trovare veramente di tutto. L'espressività della narrativa per ragazzi si esprime davvero in molteplici forme. Il circo è un grande luogo della memoria e dell'evocazione di tutti i bambini e anche di tutti i bambini fino a 90 anni ed oltre, si potrebbe dire. Qui il significato di questo libro sta nel gesto grafico, soprattutto la grandissima forza di questa disegnatrice. Una disegnatrice tra le più importanti in Italia e non solo in Italia, Chiara Carrer, che qui si esprime con un gesto tecnico di particolare intensità e significato. Qui noi, per esempio, abbiamo trovato il modo di montare il libro in una maniera anche inusuale, si apre da sopra a sotto invece che di lato. Questo esalta in qualche modo la struttura di questo ambito che il circo vuole rappresentare. Abbiamo realizzato un elemento molto particolare, cioè questo è un libro le cui illustrazioni non sono statiche, non sono fisse una volta per tutte. L'illustratrice ha creato dei disegni su cui poi ha appoggiato pezzi di filo, rocchetti, pezzi di stoffa. E che idea è questa? Sì, di fatto non è un'idea pensando, è un'idea suggerita anche dalla casualità del filo. Questo libro, non so se l'editore gliel'ha detto, nasce, è una storia che racconta spesso di fili, e io ho pensato che disegnare un filo è più difficile che disegnare un trattore, perché un trattore ha una fisicità importante. Un filo di fatto ce l'ha, ma è quasi impalpabile. Però se io dovessi dire, ecco, adesso disegno un filo, non è un filo, non ha la natura di un filo, ha la natura di un segno. Questo è un filo, che era persino difficile riprodurre, nonostante sia semplicissimo. Allora ci siamo detti, mettendo però comunque a repentaglio la pazienza dell'editore, diciamolo, non so se si può dire nelle telecamere, ho detto bene, allora usiamo una tecnica mista fatta davvero di fili. Per cui la cosa bella è una dimensione anche un po' di gioco da suggerire ai bambini, che anche la casualità, questa forma a me mi ha suggerito un cappellino che io ho posizionato qua. Ma la stessa cosa varrebbe, anche se io la metto un poco così, e potrebbe diventare la parte finale di un pesce addormentato. Che cosa cerca un ragazzo da un libro adatto alla sua età? Cerca qualcosa che lo tenga avvinto, che lo leghi, che lo tenga lì, che lo appassioni, e quindi che catturi la sua attenzione e soprattutto riesca a tenerla fino in fondo. Un mercato, quello del libro per ragazzi, che nonostante la crisi del momento è un mercato che è ancora vincente perché riesce a produrre tanto e a dare tanto al suo pubblico. Senz'altro sì, e questa è una buona nota. Bisogna anche dire che non tutto quello che si dà è sempre all'altezza dei destinatari, che meriterebbero il meglio, anche perché sono gli adulti di domani, e quindi se potessero crescere con dei libri, dei buoni libri in mano, sarebbe una cosa importante. Una fiera, quella del libro per ragazzi, che invade la città. Da oggi per tutta la manifestazione, mostre, eventi, incontri e dibattiti si daranno appuntamento anche all'ombra delle due torri. Ed infatti per la prima volta quest'anno la storica mostra degli illustratori è uscita dai padiglioni degli addetti ai lavori per offrire alla città una panoramica delle tendenze più innovative del variegato mondo delle illustrazioni per ragazzi. Inaugurata sabato in Sala d'Ercole a Palazzo d'Accursio, è la mostra che propone i lavori di 72 artisti provenienti da 60 paesi. I lavori esposti sono stati selezionati da una giuria internazionale tra quelli di 2.685 partecipanti. Davvero qua raccogliamo illustratori, autori, artisti
di tutto il mondo. Si pensi solo che un terzo delle opere esposte vengono dal Giappone. C'è una selezione tra oltre 3.000 partecipanti. La mostra presenta le opere che sono state selezionate dalla giuria internazionale, che ogni anno fa questo straordinario lavoro. E allora è un altro modo con il quale Bologna, con la Fiera del Libro, è davvero capitale mondiale della cultura, dell'arte, per la cosa più bella, che è quella che serve ai nostri bambini, ai nostri ragazzi e al nostro futuro, quindi. È molto bello che nel centro di Bologna ci sia una presenza della Fiera del Libro per ragazzi, della Mostra degli Illustratori, perché le famiglie, i bolognesi e anche i ragazzi possono ovviamente vedere quello che è il frutto di tanti anni di lavoro di una fiera che a livello internazionale è una delle più importanti. Per tutto il periodo della kermesse, Piazza Nettuno ospita il Bookstore Libri, un tendone in cui scoprire le novità editoriali di tutto il mondo e dove i più piccoli possono leggere e giocare con gli autori e gli illustratori dei loro libri preferiti. Fino alla fine della manifestazione, ogni giorno da 2 a 5 incontri con autori, presentazioni di libri, laboratori creativi, cioè tutto per avvicinare sempre di più il bambino al libro. La fiera è stata anticipata anche dalla seconda edizione del TOC Bologna, un evento dedicato che ha visto tecnici ed esperti confrontarsi sugli sviluppi della narrativa nell'era digitale. Il digitale sicuramente sta cambiando l'editoria, a seconda dei settori i cambiamenti sono più o meno accentuati. Per capire quello che succederà nell'editoria per ragazzi bisognerà aspettare probabilmente alcuni anni, un momento proprio transitorio. Arrivato a Bologna direttamente da New York, il TOC ha esplorato i temi più profondi legati all'editoria digitale rivolta ai più giovani, un mercato ancora piccolo ma in rapida espansione. Il TOC si è proposto come un evento strategico per interpretare l'immediato futuro e scoprire le innovazioni tecnologiche che cambieranno il modo di leggere e usufruire di contenuti destinati ad essere sempre più multimediali. Well, this year you see that it's a lot bigger than last year, it's twice the size. And you'll see a lot more publishers thinking about going digital. Quest'anno l'esposizione è il doppio rispetto allo scorso anno. Ci sono più editori che stanno pensando di passare al digitale e molti che lo hanno già fatto. La trasformazione è in atto e ci sono diversi editori piccoli, medi e grandi che stanno realizzando libri digitali. È un grande cambiamento, ci sono molte nuove tecnologie sul mercato e lo strumento più popolare tra i bambini è certamente l'iPad. Is of course the iPad, which is dominant in the market. Quello che dobbiamo cercare di fare come editori è di dare al pubblico quello che vuole, come lo vuole e quando lo vuole. Questa è la sfida per gli editori ed è questo il nostro traguardo. Nell'ambito del TOC è stato assegnato anche il primo premio mondiale dedicato all'editoria digitale per ragazzi. Ad aggiudicarsi il Bologna Ragazzi Digital Award è stata l'applicazione Dance Mon Rêve, realizzata dal francese Stéphane Kiel. Si tratta di nuovi strumenti, di nuove tecnologie che all'inizio possono spaventare gli utenti. Una volta comprese le potenzialità, però potremo usufruire di una ampia gamma di prodotti come quello che abbiamo mostrato oggi.